I terremoti, anche chiamati sismi, sono dei movimenti improvvisi e violenti della crosta terrestre. Ci sono vari tipi di terremoti che possono avere origine vulcanica, oppure provocati da frane, crolli di miniere, grotte, oppure tellurici, che sono i classici terremoti che tutti conosciamo. I terremoti hanno origine nel sottosuolo, in un punto che si chiama ipocentro, mentre l'epicentro è il punto sulla superficie, ragazzi, mi raccomando, e si trova esattamente sulla verticale partendo dall'ipocentro, quindi è il punto più vicino all'ipocentro e è il punto dove il terremoto si avverte in maniera più forte. Quando il terremoto ha origine sotto l'oceano o sotto il mare, quindi l'epicentro è sul fondale marino, si possono avere i cosiddetti tsunami, cioè dei maremoti con onde alte fino a decine di metri, ma siccome questo è un argomento abbastanza interessante ve ne parlo in un altro link che vi lascio in descrizione. Ma che cos'è che dà origine ai terremoti? I terremoti sono provocati dallo spostamento delle zolle. Voi sapete infatti che la crosta terrestre si divide in varie zolle che si spostano e questo ha dato anche origine alla teoria della deriva dei continenti. Queste zolle però si spostano lentamente e costantemente in modo impercettibile, cioè non ce ne rendiamo conto. Tuttavia, per effetto di forze interne, a un certo punto si raggiunge un punto di rottura che libera tutta l'energia che era stata accumulata all'interno di queste masse rocciose e si libera sotto forma di onde sismiche, dando origine appunto al terremoto. Ora, per capire che cosa succede alle masse rocciose, facciamo l'esempio con un bastone. Se prendiamo questo bastoncino e lo pieghiamo, anche se lentamente ma costantemente, il bastoncino a un certo punto si deforma, esattamente come le masse rocciose, e accumula tutta l'energia che state mettendo nel piegarlo. A un certo punto però si arriva a un punto di rottura, esattamente come nei terremoti. Raggiunto il punto di rottura, il bastone, così come le masse rocciose, si rompono e liberano tutta l'energia accumulata. Questa energia accumulata si libera sotto forma di onde sismiche. Ci sono vari tipi di onde sismiche. Possono essere primarie, dette anche onde P, e si chiamano anche longitudinali. Sono le più veloci, quindi arrivano per prima, perciò si chiamano primarie, e si propagano sia nei solidi che nei liquidi. Ma capiamo che significa longitudinale. Allora, nelle onde longitudinali, la direzione di propagazione dell'onda, vedete che è in questo senso, e anche le onde si spostano, vedete, avanti e indietro, perciò vengono dette longitudinali. Le onde secondarie vengono anche chiamate onde S, perché arrivano dopo e si propagano solo nei solidi, non nei liquidi, quindi non nell'acqua, negli oceani, nei mari. Sono dette trasversali perché sono perpendicolari alla direzione di propagazione dell'onda. Vediamo che cosa significa. L'onda si propaga in questa direzione, però vedete che il movimento è su e giù, quindi sono perpendicolari alla direzione di propagazione dell'onda. E infine ci sono le onde lunghe, chiamate anche onde L, e onde superficiali, perché le abbiamo solo sulla superficie, e sono quelle più violente, quelle responsabili dei maggiori danni. Le onde lunghe possono essere onde di Love e onde di Rayleigh. Le onde Love, vedete che hanno questo particolare movimento così, e vi ripeto, sono solo sulla superficie, mentre le onde di Rayleigh hanno quest'altro movimento invece un po' più rotatorio, vedete? Abbiamo detto che le onde primarie sono quelle più veloci, ma la velocità delle onde non dipende solo dal tipo di onda, ma dipende anche dalla natura del terreno, dalla natura della roccia, e possono andare da una velocità di 500 fino a 7000 metri al secondo. Le onde sismiche poi vengono rilevate dai sismografi, che sono questi particolari strumenti che registrano le scosse su carta millimetrata. Il grafico che si ottiene invece si chiama sismogramma, lo vediamo anche da qui. Questo è un pezzettino di sismogramma, vedete che queste sono le onde P, cioè quelle che arrivano prima, poi abbiamo le onde S e le onde superficiali, che abbiamo detto sono quelle più catastrofiche. Siccome viene registrato anche il tempo, quindi dal sismogramma possiamo sapere quando è iniziato esattamente un terremoto e la sua durata, oltre ovviamente alle caratteristiche. Mentre il sismografo, vedete che ha una base fissa, un ago con un pennino che registra su questo rotolo di carta millimetrata che ruota. Esistono due scale per misurare l'intensità dei terremoti.
La scala Mercalli, che va da 1 a 12 scritto in numeri romani, e misura i danni provocati dal terremoto, quindi quanto è stato distruttivo. La scala Richter invece va da 1 a 10 scritto in numeri arabi e misura la magnitudo, cioè la potenza, l'energia liberata dal terremoto. Vedete che ci sono anche dei gradi intermedi, quindi il terremoto può essere ad esempio di 6,5, 7,2 e così via. La differenza tra le due scale è molto importante, ragazzi, perché magari possiamo avere anche un terremoto molto forte sulla scala Richter, però magari provoca pochi danni essendo in zone desertiche. Viceversa, possiamo avere dei terremoti che provocano moltissimi danni agli edifici, alle case, morti, anche se sulla scala Richter non è molto forte. Il terremoto più forte mai registrato dai sismografi è quello del Cile del 1960, dove si raggiunse addirittura una magnitudo di 9.5. 10 non si è mai raggiunto, fortunatamente. I terremoti, così come i vulcani, sono molto presenti nella cosiddetta cintura di fuoco. E questa cosa non è casuale, perché qui c'è la presenza della zolla pacifica, una delle zolle più grandi del pianeta, che si incontra e scontra con le altre zolle, dando origine appunto a terremoti, vulcani, ma anche a catene montuose. Anche l'Italia è zona sismica e, come vedete dai puntini rossi, qui abbiamo avuto i terremoti più forti. Vi segnalo soprattutto il terremoto di Messina in Reggio Calabria del 1908, che provocò addirittura 100.000 morti e al momento è il terremoto più forte registrato in Italia. Dalla magnitudo vedete che sono terremoti più deboli rispetto a quelli della cintura di fuoco, dove si raggiungono magnitudo molto più elevate. In Giappone, ad esempio, si costruiscono edifici antisismici per prevenire appunto i danni provocati dai terremoti. L'ultima cosa che vi dico è che le onde sismiche sono state usate per studiare la struttura interna della Terra. Prendiamo per esempio un terremoto al Polo Nord. Vedete che le onde vengono registrate dai sismografi in varie parti della Terra, ma non in tutte. Ci sono le cosiddette zone d'ombra. Gli scienziati hanno ipotizzato che le onde venissero deviate da qualcosa, che la Terra non è omogenea al suo interno, ma si può dividere in un nucleo interno che è solido, fatto di ferro e nichel, un nucleo esterno che poi dà origine anche al campo magnetico, un mantello fatto di magma, di roccia fusa, e una crosta terrestre molto più sottile.